Amici di Centritalia TV, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica di approfondimento giuridico. Mai come in questo caso dovete fare attenzione quando attraversate la strada. La Corte di Cassazione ha affermato che il pedone che attraversa di corsa la strada è l'unico responsabile se si verifica un incidente, anche se l'attraversamento sia avvenuto sulle strisce pedonali. La decisione è stata presa in relazione al caso di una signora investita da un motociclista mentre attraversava sulle strisce riservate ai pedoni. La donna aveva chiesto il risarcimento per lesioni subite, ma per la Cassazione nessun risarcimento le è dovuto. Sono utilizzabili le riprese del lavoratore sospettato di reato perché si tratta di un controllo difensivo. La Corte ha stabilito che le riprese fatte dall'azienda sul lavoratore possono essere utilizzate se il lavoratore è sospettato di furto, ma non possono essere fatte per attestare la qualità del lavoro. La Cassazione ha riconosciuto quindi la legittimità dei controlli difensivi in sede civile per quanto concerne i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, rispettando così le finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale. Gli infortuni avvenuti al di fuori della prestazione lavorativa vengono trattati come malattia. Tuttavia, vengono riconosciuti dall'INAIL anche gli infortuni occorsi durante il tragitto percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sia all'andata che al ritorno. La Cassazione ha escluso però che possa essere considerato in itinere l'infortunio occorso sotto la propria abitazione, vale a dire in un luogo privato diverso dalla pubblica strada, che va trattato quindi come malattia. Ha precisato inoltre che l'infortunio in itinere, in caso di uso di mezzo proprio, può essere riconosciuto solo se non esiste la possibilità della fruizione dei mezzi pubblici. Anche per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento.